Pronto, buongiorno, Filippo Corvo, mi dica. Sì? Sì, signora, domani si esce a lui. Ah!
Sono io, il tuo sogno. Ma non può essere. Il sogno non esiste. Perché non puoi realizzarlo? Sapevo che saresti arrivato prima o poi. Davvero? Sì, tutti arrivano prima o poi. Ma dove arrivano? Dove siamo? Lo capirei da solo, Francesco. So cosa stai provando. È un periodo molto difficile. E pensi che tutto il mondo sia contro di te. Ma io sono qui da sempre. E ci sarò per sempre. Perché il mio compito è questo, esserci sempre, per te. Sai, non sopporto più la violenza di questo mondo, la presa in giro dei miei compagni, i compagni solo di nome, per non parlare di quegli altri che a calci a pugni si prendono a gioco di me, offendono mio padre. Lo so tutto, ma devi stringere i denti e andare avanti, perché nessuno ha il diritto, né tantomeno il dovere, di farti stare male. Io ho sempre creduto in te, anche se mai avrei pensato che tu fossi una donna. Che stupido, avrei dovuto saperlo invece. È donna chi dà la vita, e il sogno ci dà vita, ci fa sperare. Io crederò in te, e lo farò fino al mio ultimo giorno. Il problema è che molti non credono più in te. Forse ti hanno perso, o nascosto così bene che non ti trovano. Non so più cosa pensare. Lo so, ma arriverà il giorno in cui capiranno che hanno sbagliato. So che tu non smetterai mai di lottare, anche se avrai tanti alti e bassi. Devi essere più che fiero di te e avere più fiducia nelle tue qualità. Grazie, ma... Senza nessun ma. Io e chi sarà il prossimo? Un ragazzo dovrebbe ballare ora. Ah, sì? Sì. Non so, dovrebbe essere sul palco. Ah, vabbè. E dov'è? Ma non è che abbiamo tutto il giorno. Abbiamo 22 ragazzi, 32 ragazzi, va bene. Sia da qui che anche sentire. E adesso il nostro Francesco si esibirà in un ballo di breakdance che di certo già conoscerete. Begin. Tempo, giusto? Ma devi ballare? Non hai niente da farci vedere. Una performance. Una performance, qualcosa, insomma, va. Visto che siete arrivati in ritardo, noi stiamo parlando del primo finalista. Dimmi. Mi scusi, Francesco dorme. Francesco.
quello di essere amato è considerato da tutti. Peccato che è solo un sogno, perché nessuno mai mi vorrà bene e vorrà starmi vicino. Il tuo sogno, Francesco, può diventare realtà solo se tu ci crederai con forza, senza mai arrenderti, perché quelli che realizzano i propri sogni siamo solo noi. Io ti sono amico e se vuoi ti sosterrò. Perdonami, Mattia, ero così preso dal dolore che non avevo capito che quel tuo punzecchiarmi era un modo per farmi reagire. Adesso ho una certezza e nessuno ruberà mai il mio sogno. You let me know, but I planted a seed, just let me grow. I'm on my knees while I'm here.